so cos'altro dirvi, vi faccio preso conto di quello che è stata la giornata più bella del mio viaggio. Potrebbe essere stato il momento in cui sono sbarcato in Giappone, perché vedere il Giappone dalla nave è stato un toccante per me, perché mi sono sentito per la prima volta durante il mio viaggio dall'altra parte del mondo, e sotto la stiva della nave c'era la mia moto. Oppure quando ho importato la moto in Australia, quando la dogana mi ha dato l'ok, perché ero convinto che non avrei potuto, perché non ho la targa ancora, perché non ho la registrazione, tutto quanto. Invece la moto è risultata ok, e i doganieri hanno fatto un controllo dei documenti, hanno visto che è di mia proprietà. La giornata più brutta invece? Non so, ce ne sono tanti. Viaggiando sinceramente no, quando c'è un problema, per esempio il problema più grave che ho avuto alla moto per adesso è stato a Parigi-Bintar in Malesia alle 2 di notte, la moto si ferma. Avevo già cominciato a fare un po' di pratica con la moto, quindi so adesso associare un po' da cosa dipendono certi problemi, certi sintomi. Le centraline avevano smesso di funzionare, una sera rotta di più, ovviamente, che ho fatto. Ho spinto la moto in un distributore di benzina, ho piantato la tenda e buonanotte. La mattina dopo ho fatto due passi e trovavo una famiglia di 20 malesiani che mi hanno preso in casa, mi hanno detto dove andare, come fare, hanno provato a riparare la moto, poi sono andato in città e ho comprato il ricambio, non c'è stato quello, ma non potevo fare dettagli. Quindi a livello di viaggio, in top imprevisti hanno reso la mia esperienza brutta, ce ne sono stati un po' in realtà, e non sono veramente brutte esperienze, sono esperienze da risolvere. Forse una cosa c'è, perché vorrei dare un'idea sincera e attendibile del mio viaggio, dicendo che sì, non è difficilissimo, ma che non è neanche una cosa banale, voglio dire, a volte è stato rischioso, poi gli animali in Siberia o in Indonesia, o poi le persone in Georgia, in Turchia, per esempio sono stato quasi derubato da tre curdi in Turchia, e mi trovavo nella posizione in cui ero davanti alla spiaggia di notte, nudo, e hello, this actually going to be in Italy. What? Oh, la gente, fantastico. E mando che se sei così nella vita va bene. Ho appena detto loro, ragazzi, questa cosa sta andando in televisione in Italia, allora sono scappato. E quindi niente. Come funziona? Ok, I just want to say he's very cute. Ma lei me lo dice quando va via, quindi non la posso rincorrere, sono carino. Allora senti, quindi per gli animali in Indonesia e in Russia, per le persone in Turchia dove curdi, così anche in Russia ho avuto problemi con le persone. Ma questi problemi secondo me sono un po' dappertutto, perché le persone poco affidabili esistono anche in Italia, dietro casa mia. Però quello che volevo dire è che ho avuto una volta, ho rischiato veramente tanto, volevo raccontarvi questa storia. Ero in Russia sempre, stavo guidando sulla Transiberiana a 130 km orari, perché la strada è tutta dritta, quindi neanche da dire c'è bisogno di frenare. Avevo davanti a me un'auto di color turchese o viola, non mi ricordo ora. E quest'auto, non lo so, si trovava bene col cielo, quindi ero lì che fissavo il cielo e l'auto, perché era tutto grandissimo, vastissimo, il cielo e l'auto, e che è successo? E mentre fissavo la macchina, contemplando questo colore che mi metteva di buon umore, ho notato che il vetro dell'unotto posteriore si è staccato, e mentre noi viaggiavamo a 130 km/h, questo vetro è cominciato a volare per aria rotante. Siccome il vetro è trasparente, capire da dove stesse cadendo, dove stesse andando, è stato un po' difficile. Quindi io ho istintivamente schivato qualcosa che sembrava un oggetto di vetro, e questo vetro di probabilmente 30, 20 kg, non so, a 130 km/h si è disintegrato sull'asfalto a 20 cm dal mio piede. Adrenalina, panico, sudore freddo, il passeggero della macchina davanti girato che mi fissa perché non sa cosa fare, io non decelero neanche, li sorpasso, tanti saluti, ciao. È successo una volta in 2 anni, è successo una volta in 600
700, quanti sono 2 anni? Giorni, 720 giorni, una volta, capiterebbe anche sulla autostrada in Italia, non si sa mai, quindi ecco, se mi doveste chiedere quali sono i motivi per cui non partire per il giro del mondo in moto, io non ne trovo neanche uno, perché rischiare si rischia sempre. A parte questo tutto bene, sono un po' a corto di vita sociale in Australia, perché ho scelto di stare a casa e lavorare al sito e lavorare, in modo tale che non spendo soldi e ne metto da parte di più.